cambiato e quindi dobbiamo trovare soluzioni contemporanee. Buongiorno a tutti, vedo molti volti nuovi, ma anche no. Qualcuno di voi ha già sentito quello che vi dirò. Io vi parlo di un aspetto particolare che comunque si innesta su quello che avete sentito oggi. Parto da alcune considerazioni di carattere generale. Il mondo si sta sempre più urbanizzando, c'è un rapporto dell'ONU che dice che saremo il 66% della popolazione mondiale concentrata nelle città nel 2020. In Italia siamo già oltre questo numero e nel 2050. Nel 2050 arriveremo al 78%. Ok, questo che vuol dire che alla fine tutto ciò che riguarda l'energetica degli edifici, intesi come luoghi abitativi, luoghi delle attività umane, alla fine si concentra nelle città. E il mondo si sta surriscaldando, questo è il trend delle temperature globali rilevato dal Goddard Center della NASA. E nel 2014 abbiamo stabilito il nuovo record solo perché il 2015 non è ancora finito, ma probabilmente quest'anno lo ritoccheremo. Le città si stanno riscaldando molto di più del mondo, sono sempre più calde per un fenomeno che, di cui si sta parlando ormai da parecchi anni, che è quello dell'isola di calore urbana, la Urban Thailand. Le superfici edili urbane, il manto stradale, tendono a surriscaldarsi sotto l'azione della radiazione solare, accumulano calore, calore che poi viene rilasciato all'aria soprastante di giorno e anche di notte. Questo fa sì che la temperatura sia 5-10 gradi più alta che nelle campagne circostanti. Arriviamo a differenze di temperatura tra il centro città e gli ambienti rurali attorno, che in alcune capitali europee hanno raggiunto il limite dei 10 gradi, e notare che questo limite si raggiunge di notte, quindi abbiamo le cosiddette notti tropicali, in cui tutte le tecniche del free cooling vanno poi a farsi benedire, perché non abbiamo più una differenza sostanziale di temperatura tra notte e giorno. Faccio vedere questo diagramma che ho visto per la prima volta alcuni mesi fa, fatto dal professor Santamuris, che è uno dei massimi studiosi mondiali del settore, che l'ha preso proprio a Modena per conto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che mostra l'andamento della mortalità in funzione della temperatura percepita in area urbana. Potete osservare che per temperature basse, che vanno dai 20, 10 gradi e anche sotto, non c'è una netta dipendenza della mortalità, o meglio c'è una blandissima dipendenza della mortalità rispetto alla temperatura. Poi c'è un ginocchio marcatissimo che per città come Atene, Milano, Roma è attorno ai 30 gradi, dopodiché la mortalità si impenna. Queste curve hanno un massimo, dipendono moltissimo dalla predisposizione del luogo, delle città, degli abitanti, delle contromisure che nei secoli sono state messe a punto nelle tecniche costruttive, ma anche della predisposizione personale. Per cui il range in cui il ginocchio si manifesta è abbastanza alto, attorno ai 30 gradi in tutto il sud Europa. Il trend c'è anche nel nord Europa, con la differenza che il ginocchio si manifesta a temperature molto più basse, comprese tra i 21 e i 23 gradi per le capitali europee del centro e nord Europa. Questo significa che il surriscaldamento globale è un problema comune, e l'incidenza che può avere nelle singole località, nelle singole città, dipende dalle contromisure storicamente adottate, e fa sì che quindi anche città che apparentemente non hanno i problemi, in realtà li hanno, perché quando arriva un'ondata di calore, se anche 10 gradi più bassa che nel sud Europa, può lo stesso far danni. Tutto quello che si tende a fare sugli edifici è oggi votato principalmente alla riduzione dei fabbisogni termici per riscaldamento. Questo è un andamento nei vari mesi dell'anno, da gennaio a dicembre, dei costi già monetizzato, ma l'energia è di conseguenza, per la funzione di riscaldamento. La prima curva, quella più tratteggiata, più lasca, più in alto, è l'andamento iniziale di fabbisogni per un tipico appartamento. Chiaramente è un caso giusto indicativo. Intervenendo sugli impianti, io posso passare sulla seconda curva tratteggiata, quella più in basso, quella intermedia, e vedo che ho un grosso vantaggio. L'involucro mi permette di ottenere un abbattimento notevole e quindi di arrivare verso quell'obiettivo che l'Unione Europea si è posto dell'edificio energia quasi zero.
attenzione, gli approcci che tipicamente si adottano, se non vedono anche delle contromisure al surriscaldamento estivo, hanno l'effetto di ampliare, non tanto di intensificare nel picco l'esigenza per il raffrescamento, ma di ampliare il periodo in cui il raffrescamento si rende necessario, per cui in moltissimi edifici i fabbisogni per raffrescamento estivo superano quelli per riscaldamento invernale e vanificano tutti i vantaggi che si sono ottenuti. Quali sono le contromisure a questo? In realtà sono poche e semplici, che possono essere attuate attraverso poche norme che però devono essere chiare e vincolanti. Queste norme cosa possono riguardare? Possono riguardare innanzitutto la vegetazione urbana, che deve essere tutelata, promossa, e poi riguardano anche invece, per quel che concerne il singolo edificio, l'adozione di soluzioni che permettano di aumentare la riflessione della radiazione solare da parte dei tetti e delle pavimentazioni e di evitare che gli apporti solari attraverso le superfici vetrate siano incontrollate. Ecco che allora abbiamo varie soluzioni, superfici riflettenti per gli elementi orizzontali degli edifici, vetri a cosiddetti selettivi che mi permettono di far passare la radiazione luminosa ma non l'apporto energetico. Tra le varie contromisure possibili abbiamo i materiali cosiddetti cool. Principalmente abbiamo i cool roof, in italiano si tradurrebbe tetto freddo, ma lo stesso normatore italiano non traduce più il termine perché ormai ha assunto una valenza tecnica. Poi cool pavement sono le superfici a terra. Sono soluzioni che permettono di ridurre il surriscaldamento delle superfici in virtù di una capacità elevata di riflettere la radiazione solare. Questo è espresso da una proprietà che è la riflettanza solare, il rapporto tra la radiazione riflessa e il totale che incide sulla superficie. Al contempo devono presentare anche un'elevata capacità di restituire all'atmosfera la frazione che comunque viene assorbita, perché non esiste il materiale perfettamente riflettente, della radiazione solare, e questa proprietà è espressa dall'emissività termica, il rapporto tra la potenza emessa nell'infrarosso e il totale, il massimo teorico. Perché si parla di emissione nell'infrarosso? Perché quando siamo in condizioni di calma piatta, in assenza di vento, il meccanismo dominante di scambio termico tra le superfici di un edificio e l'ambiente circostante non è la convezione con l'aria, ma è l'irraggiamento termico nell'infrarosso. Queste proprietà naturalmente devono essere stabili nel tempo, non devono essere influenzate significativamente dal degrado chimico-fisico dei materiali, e inoltre le superfici devono presentare una ridottissima tendenza allo sporcamento, perché quello che conta dal punto di vista delle proprietà di solari, così come del colore di una superficie, ma sono due cose un po' diverse, sono i primissimi decimi di millimetro di strato superficiale. Se questi decimi di millimetro sono costituiti da particolato atmosferico che si è depositato, è chiaro che il materiale che c'è sotto non conta più. Materiali che rispondono a tutti questi requisiti tecnicamente vengono definiti materiali cool. Se parliamo di soprattutto di materiali per le coperture, che sono quelli più utilizzati, parliamo di cool roof. Qual è l'arte in questo momento? Non parliamo di materiali innovativi come generalmente si percepisce, perché si parliamo in realtà di prodotti commerciali già disponibili e già qualificati, cioè con proprietà attestate mediante metodi di misura rigorosi. Abbiamo ormai materiali di tutti i tipi per le coperture. Volevo farvi vedere un campionario, ma poi siccome noi lavoriamo con tutti i produttori su tutte le tipologie di materiali, non volevo fare distinzioni. Esistono per qualunque tipologia di prodotto materiali che rispettano questi requisiti. Poi abbiamo materiali di colore chiaro, qui c'è il problema dell'abbagliamento, per cui non possiamo andare sul bianco per le superfici a terra, e qui parliamo di cool pavement, siamo un po' più indietro, ma ci sono già i prodotti commerciali. E poi cominciano ad affacciarsi sul mercato, qua siamo ancora poco oltre la ricerca industriale, prodotti colorati per tetti a falda e per le pareti, così tipo cool color, che sfruttano il fatto che il colore dipende da come una superficie riflette la radiazione visibile. Ma la radiazione visibile porta poco più del 40% dell'energia totale collegata alla radiazione solare. Oltre il 50% è nell'infrarosso termico, per cui io posso realizzare una superficie con comportamento selettivo che mi dia lo spettro di riflessione del visibile che mi serve per ottenere il colore che voglio, e invece sia altamente riflettente dell'infrarosso. Abbiamo in laboratorio dei neri e dei bianchi che hanno la stessa riflettanza solare. Questo abbiamo il paradosso del nero riflettente. Tutti questi materiali sono generalmente sui tipi di materiali ordinari,
Quindi se vengono previsti in sede di progettazione o di ristrutturazione, di risanamento energetico dell'edificio, hanno un costo incrementale rispetto alla soluzione standard che è veramente molto ridotto e quindi conferisce un'elevatissima efficacia sotto il profilo dei costi. Qui la taglio corta, abbiamo avviato un progetto europeo per la diffusione di questi materiali CUR, alcuni dei presenti hanno preso parte alle attività di questo progetto. Questo progetto è stato realizzato in svariate aree urbane dell'Unione Europea e ha previsto tutta una serie di attività volte proprio a favorire la conoscenza. Si è focalizzato sui tecnici, perché sono i tecnici la figura chiave del processo edile, tecnici non solo i progettisti, i direttori di lavori, i certificatori, ma anche i tecnici, imprese, eccetera. E per questo è stato organizzato un percorso formativo che ha avuto un successo eclatante praticamente dappertutto. Abbiamo anche lavorato sui materiali per promuovere metodi di più che metodi di procedure di certificazione delle proprietà, perché a questo momento ci si muove, non dico nel far west, ma non è chiaro di a volte di cosa sta parlando. Abbiamo promosso l'utilizzo di tecniche di caratterizzazione che rispondano a standard ben precisi e possono portare anche a una certificazione delle prestazioni di prodotto. Abbiamo operato qui in concerto con enti internazionali e la certificazione del prodotto è nata, è partita dal 98 negli Stati Uniti, ma dal 2015 è operativo anche in Europa il Group Council europeo, un'organizzazione che cerca di promuovere l'utilizzo di tecniche standard da parte di laboratori accreditati. Ecco, dei due laboratori accreditati al momento in Europa presso il Group Council, il Group Model presso l'università. Queste procedure di certificazione permettono di avere una valutazione obiettiva delle proprietà dei materiali, sia iniziali, quindi dopo la fabbricazione, che dopo un invecchiamento in condizioni standard. Siamo arrivati a pensare, ma ancora proporre no, perché questo è un passo importante che richiede concerto di tutti gli attori in causa, una etichetta energetica da applicare a questi materiali CULP, un ecolabel similare a quella che si potrebbe pensare, che già conoscete bene per tutte le principali categorie merceologiche. Tutto questo si sta per tradurre, siamo qui indietro per problemi di natura burocratica e tecnica, nella pubblicazione di un database che preveda un elenco di tutti i tecnici qualificati, di tutti i prodotti qualificati e tutte le proposte commerciali e anche gli interventi realizzati che prevedano l'utilizzo di materiali qualificati da parte dei tecnici qualificati. Nell'ambito del progetto abbiamo anche realizzato alcune installazioni dimostrative, una qui a Modena è la copertura del nuovo edificio del Tecnopolo presso l'università che prevede un roof concepito all'origine come tale. Questo è un nuovo edificio, ma è una classica guaina prefabbricata realizzata già all'origine con le proprietà desiderate, come si potrebbe realizzare sia su edifici nuovi che su edifici esistenti con una copertura piana. Ecco, questo edificio è uno dei vari che sono stati realizzati in giro per l'Europa. Arrivo dunque al riferimento al titolo. Il titolo fa riferimento ai decreti ministeriali del 26 giugno 2015, di cui penso che quasi tutti voi abbiate sentito parlare, che hanno stabilito i nuovi requisiti minimi di edifici e anche nuove procedure per la certificazione e per la redazione della relazione tecnica di progetto. Ecco, hanno stabilito una svolta epocale anche nell'ambito dei materiali CUL, perché fino a quella data il nostro laboratorio qui a Modena, che esegue appunto queste certificazioni delle proprietà dei materiali, lavorava o per sviluppo industriale, quindi produttori che ragionano in anticipo rispetto al mercato, oppure lavorava per un requisito del LEED che richiedeva una prestazione minima dei materiali in certe condizioni. Al di là di, ma si tratta naturalmente di un requisito volontario, non obbligatorio per legge. Fino a questo momento è successo questo, c'è stata una svolta notevole e la stiamo già vedendo nelle richieste che ci pervengono,
perché con il nuovo decreto ministeriale sulla, sulla certificazione viene richiesta la prestazione complessiva dell'edificio. Adesso non è ancora completamente implementato, ma si spera che lo sia a breve. C'è anche uno specchietto nella nuova targa energetica dell'edificio che prevede la prestazione dell'involucro. Attenzione, i materiali PU non sono qui dentro, perché la prestazione dell'involucro prevede soltanto il comportamento delle finestrature, non entro in dettaglio per mancanza di tempo, e l'inerzia termica delle pareti sotto forma della trasmittata termica periodica. I materiali PUL andranno a finire quando le procedure saranno completamente implementate all'interno della prestazione energetica globale, perché quando andiamo a parlare di edificio di energia quasi zero, non c'è solo il riscaldamento, non c'è solo la portata sanitaria o le funzioni secondarie, ma c'è anche il raffrescamento. E un edificio costruito con tutti i crismi dal punto di vista dell'isolamento termico, ma non dal punto di vista del raffrescamento, diventa una perfetta fornace solare, in cui gli apporti solari riescono a entrare ma non vengono più smaltiti attraverso le pareti per effetto della trasmissione e dell'ispersione, perché le capottature, i dispositivi isolanti che adottiamo non lo consentono più. Ecco che allora bisogna pensare in questi termini, ma bisogna pensare non in termini di efficienza degli impianti di raffrescamento, esattamente come quelli di riscaldamento. Gli impianti di raffrescamento ci danno i punti percentuali della prestazione, non ci danno l'ordine di grandezza. L'ordine di grandezza ce lo dà l'involucro, così come l'involucro ci dà l'ordine di grandezza della prestazione in ambito invernale, ce lo dà anche in ambito estivo, tranne che nell'estivo l'isolamento termico conta molto relativamente. Il criterio principale è quello di eliminare, controllare gli apporti solari. Controllare vuol dire eliminarli d'inverno ed estate, ma eventualmente dove possibile sfruttarli d'inverno. Controllare gli apporti solari chiede anche in questo ambito un'accurata progettazione. Perché c'è stata una svolta epocale? Perché il decreto 26 giugno sui requisiti minimi stabilisce che per limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva, e questo è uno scopo, ma anche per contenere la temperatura interna degli ambienti che è legata al comfort, e per limitare il surriscaldamento su scala urbana, quindi c'è anche l'interesse collettivo, è obbligatoria la verifica dell'efficacia in termini di rapporto costi-benefici soluzioni costruttive, in particolare di materiale a elevata riflettanza solare per le coperture, i cosiddetti QRUF. Vengono stabiliti due limiti minimi, 65%, quindi vuol dire che il 65% 0,65, la riflettanza solare deve essere pari a 0,65, quindi il 65% della radiazione solare incidente deve essere riflessa per le coperture piane, e del 30% per le coperture a falde. Non sono limiti ambiziosi, sono in realtà limiti che a nuovo quasi tutti i materiali specificamente concepiti possono raggiungere, tuttavia è un primo passo certamente importante. Sottolineo l'espressione che utilizza la normativa e che è fonte di quesiti numerosi e continui presso il nostro laboratorio. Cosa significa che è obbligatoria la verifica? Che lo devo montare un QRUF o non lo devo montare? Ragionandoci sopra, la spiegazione la si trova andando a leggere i dettagli della norma, che dice che le verifiche e valutazioni devono essere puntualmente documentate nella relazione tecnica. E se andiamo a vedere la relazione tecnica, che cosa dice in proposito? Dice che chiede nello specchietto specifico di indicare se sono stati adottati materiali a elevata riflettanza solare per le coperture. La risposta è o sì o no. Dopodiché, se la risposta è sì, chiede di indicare i valori che sono stati utilizzati, e questo richiede quindi l'utilizzo di prodotti che abbiano prestazioni quantomeno dichiarate, ma non entriamo ancora nel fatto che siano vere o meno. Se no, chiede di riportare le ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo, inverte l'onere della prova. Se li utilizzi non c'è problema, se non li utilizzi devi spiegarmi il perché. Come si può spiegare il perché li utilizzo o non li utilizzo? Qui va detta una cosa chiara. Quando parliamo del calcolo invernale si utilizzano metodi di calcolo progettuale ormai consolidati da decenni, che sono basati su una ipotesi di quasi stazionarietà del problema, cioè si assume che le condizioni interne e esterne siano almeno mese per mese stabili nel tempo. Quando parliamo di carico termico estivo, questo approccio è completamente sbagliato, cioè ci porta a risultati che
come ordine di grandezza possono darci il numero, ma dal punto di vista pratico possono essere estremamente fuorvianti. Noi su un tipico, considerato che la radiazione solare cambia orientazione, cambia intensità nel corso della giornata e che cambia intensità radicalmente per, a causa del ciclo solare e della traiettoria solare sul cielo, noi potremmo avere da un calcolo convenzionale che mediamente nell'edificio si sta bene, ma si sta malissimo all'alba o al tramonto o al mezzogiorno, e magari sta malissimo in un ambiente e non in un altro. Quando parliamo di calcolo estivo, purtroppo l'unico modo per effettuare il calcolo è quello di ricorrere a metodi avanzati di proiettazione, come le cosiddette analisi termiche dinamiche, cioè metodi che permettono di tenere in conto completamente l'inerzia termica dell'edificio e di fare una valutazione non mese per mese, ma ora per ora, quarto d'ora per quarto d'ora. Non parliamo di niente di troppo sofisticato, ci sono dei codici commerciali ad ampia diffusione, ne ho citati alcuni giusto perché probabilmente questi Transys, Design Builder, Energy Plus li conoscono tutti. Energy Plus è un codice rilasciato al Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ed è gratuito. Poi ci sono Design Builder, un'interfaccia commerciale di questo codice. Transys è un codice più complesso con specificità. Ecco, soltanto un'analisi dinamica può essere effettuata chiaramente con metodi di calcolo sofisticati, ma che in realtà sono alla portata, almeno economica, della maggior parte degli studi di proiettazione. Proprio uno di questi codici Transys è stato utilizzato per studiare e per fare questa verifica dell'edificio Tecnopolo di Modena. Ecco, parliamo di energia oggi, si parla in generale di energia. Beh, la spinta all'adozione di Cool Roof io dico che non è l'energia. Se andiamo a guardare qual è il vantaggio energetico rispetto a una soluzione tradizionale di una membrana bituminosa scura, le barre blu nel diagramma, e come un Cool Roof con buone prestazioni come le barre nella colonna rossa si comportano, se andiamo a fare il confronto scopriamo che non abbiamo un vantaggio drammatico. Cioè, in termini estivi abbiamo certamente alcune decine di punti percentuali, che significa che quindi se lo posso prevedere in sede di proiettazione ex novo, ristrutturazione, è bene che lo faccia, perché comunque ho un ritorno dell'investimento certamente rapido. Se devo andarla a fare apposta ci devo pensare un attimo, perché non, il ritorno dell'investimento non è così immediato. Una remora che qualcuno porta avanti, la penalizzazione invernale dal fatto che non adotto una superficie che assorbe la radiazione solare è risibile, perché quando vado anche a isolare termicamente, questo è un edificio isolato, la stessa superficie, gli apporti solari che io sto perdendo sono risibili rispetto alle dispersioni complessive del fabbricato. Quindi, ecco, però l'energia è il motivo che si cita di più, ma forse è l'ultimo. Se andiamo a vedere proprio il contributo sul riscaldamento urbano all'isola di calore, ancora la differenza tra la soluzione tradizionale guaina scura e la soluzione cool in rosso, vediamo che il vantaggio è enorme. Quindi il passare a è stato calcolato che il problema dell'isola di calore a Los Angeles viene completamente risolto rendendo cool tutte le superfici che si possano rendere tali, alzando la riflettanza degli asfalti dal 10-15 al 30% sulle vie non di alto traffico e piantumando le arterie stradali ad alto traffico. Per cui vedete che già arrivare a prevedere superfici cool sul singolo edificio dà certamente un vantaggio enorme all'edificio e anche alle sue immediate prossimità. Ma ci sono motivi forse ancora più forti. Prima un altro relatore ha detto che una parete scura nera può arrivare a 70 gradi sotto il sole. Beh, una superficie orizzontale in copertura può superare i 100 gradi sotto il sole se sotto quella superficie è presente uno spesso strato isolante come oggi è obbligatorio. E questo in termini di surriscaldamenti, di adattazioni, degrado chimico, fisico dei materiali ha degli effetti devastanti. Un altro degli edifici che sono stati considerati nell'ambito del progetto europeo, un edificio del comune di Arezzo, presenta evidenti questi problemi. Ecco che allora un trattamento cool permette di abbattere notevolmente. Questo è l'andamento delle temperature superficiali calcolate per il Tecnopolo di Modena. La curva blu è sulle temperature che avremmo avuto in una giornata estiva con picchi, vedete, intorno quasi 70 gradi senza adottare una guaina bituminosa scura. Invece le temperature, la curva rossa che possiamo avere con una soluzione tipo Cool Roof, vedete che seguono le temperature dell'aria ambiente, quelle in verde.
Quindi abbattiamo anche questo problema del surriscaldamento. E poi c'è il vero, secondo me, vantaggio dei cool roof, che purtroppo è difficile da quantificare dal punto di vista energetico e economico, ma è forse quello più dominante: l'eliminazione del discomfort dato dal cosiddetto effetto testa calda, che su un edificio comune è marcatissimo, anche se vissuto inconsapevolmente. Quando ci si trova in un edificio con la copertura surriscaldata, si avverte un senso di malessere, ma chi c'è dentro non è in grado di capire qual è la causa di questo senso di malessere, perché non si riesce a percepire facilmente l'origine della simmetria radiante. Si può monetizzare anche il vantaggio in termini di comfort quando parliamo di ambiti lavorativi, cioè perde in produttività. Col caldo tutti noi sappiamo che la produttività precipita. Addirittura ci è capitato di avere aziende che mandavano in cassa integrazione, mandano, perché sono tuttora un sacco di queste condizioni, le persone d'estate a causa del surriscaldamento degli ambienti produttivi. Inoltre si verifica d'estate un incremento esponenziale dei malori e degli infortuni sul lavoro legati al calo di attenzione per il disconforto. Ecco che in tutti questi ambiti quanto può valere dal punto di vista energetico, economico, un roof? Difficile determinarlo, va di condizione a condizione, ma una cosa da dire è che il vantaggio c'è sicuramente, dove più dove meno. Chiudo. Quali sono le criticità di tutta questa cosa? Il decreto dei requisiti minimi è un primo passo, contempla solo la riflettanza solare e non l'emissia termica, che è un'altra proprietà importantissima. Se voi mettete una mano su una lamiera non verniciata sotto il sole, vi ustionate, ma quella ha una riflettanza solare altissima se è lucida. Perché non, se non è anche autoemissiva, una superficie non riesce a scaricare il calore che comunque assorbe. Ecco che allora sarebbe auspicabile inserire un valore minimo anche per quella seconda proprietà. Inoltre si trascura completamente l'aspetto dell'invecchiamento. Da come è formulata la norma par di capire che si faccia riferimento al materiale nuovo, e alla fine d'altra parte il progettista che alternativa ha se non dichiarare la proprietà nuovo, ma diciamo evoluzioni future sarà bene che contemplino anche come si comporta il materiale dopo invecchiamento. Ecco, tenete presente una cosa: quando voi installate una soluzione tipo cool roof, siccome per evitare lo sporcamento della superficie, che è la principale causa di invecchiamento, è necessario assicurare con massimo rigore le pendenze del flusso dell'acqua piovana, diciamo, prevedere una soluzione cool roof in un progetto significa di fatto obbligare il costruttore a assicurare la qualità costruttiva da questo punto di vista. Poi tutto ciò che riguarda l'invecchiamento è una pagina ancora da scrivere, ci stiamo lavorando pesantemente, avremo a Modena a breve, qui dietro, nell'area di Via Caruso, una test farm, cioè un sito di invecchiamento naturale per superfici edili da mettere a disposizione dell'industria, che sarà, noi riteniamo, il più gravoso d'Europa, perché qui purtroppo non ci facciamo mancare niente, abbiamo cicli solari intensi, ma umidità elevatissima, ma inquinamento elevatissimo, le tre condizioni principali che concorrono all'invecchiamento di questa tipologia di superfici. Grazie. Mentre si prepara Maurizio Crasso della ARPO, così vediamo un po' come l'esperienza